video recensione. Oggi sono qui per parlarvi del volumetto numero 4 di una serie che stiamo leggendo insieme. La serie in questione è Princess Maison ed è pubblicata da Bao Publishing per la sua collana Aiken, la collana dedicata al fumetto nipponico. Il fumetto è scritto e disegnato da Aoi Ikebe. Se non avete visto le precedenti recensioni che ho fatto dedicate a questa serie, le potete trovare tutte su badtaste.it. Con il vostro abbonamento Plus potete avere accesso a tutti quanti i contenuti che ho dedicato a Princess Maison, che è una delle serie che mi stanno piacendo di più al momento. Infatti, anche questo volumetto mi è piaciuto un sacco. Cioè, questa serie è una serie che risponde a tutte quelle che sono le mie necessità emotive. Ma entriamo nel merito del volumetto numero 4. Prima, in breve, nel caso voi non conosciate questa serie, di che cosa parla Princess Maison? Princess Maison è la storia di Sachi, che è la ragazza che è raffigurata nell'illustrazione della sua copertina, e ha un sogno, quello di acquistare una casa propria. E quindi sta lavorando tantissimo per riuscire ad avere i soldi necessari per poter acquistare un appartamento tutto suo. La storia quindi è incentrata sul ruolo che le abitazioni hanno nella vita delle persone ed in particolare nella vita della protagonista. Però questa è anche una storia che va ad indagare su un particolare aspetto della società giapponese, cioè le donne che decidono di continuare a vivere la loro vita rimanendo nubili e ancora di più l'idea che decidono di, tra virgolette, accasarsi, cioè l'idea di comprare una casa propria rimanendo da sole. Sono cose che non vengono viste bene anche dal punto di vista economico, perché c'è questo preconcetto che fa pensare che appunto le donne non possano avere la stabilità economica necessaria per mantenere da sole una casa. Questo ed altri argomenti appunto vengono sviscerati all'interno delle pagine della storia scritta da Aoi Ikebe, che prende un argomento assolutamente stranissimo e ne fa un manga super